Benvenuti sul canale Il Diario di un Musicista Musicologo. Vi presento la musica vocale da camera di Gaspare Spontini, repertorio al quale tengo molto perché studio da molti anni questo musicista e ho anche pubblicato alcune mie ricerche. Gaspare Spontini è un compositore vissuto fra la metà del Settecento e l'Ottocento. È conosciuto per le sue opere liriche e se volete approfondire la sua biografia, trovate su questo canale alcuni video dove viene raccontata brevemente. Affrontando una parte della sua produzione, ovvero la musica vocale da camera, vi invito a vedere un video, sempre su questo canale, per una breve definizione. Molti compositori sono stati attratti dal mercato e dalle possibilità che nascevano dalla musica eseguita nei salotti dai dilettanti. Infatti lo studio della musica faceva parte della formazione dei fanciulli e delle fanciulle. Quindi fare musica nelle case era un'abitudine, possiamo dire quotidiana, come leggere, disegnare e tanto altro. Quindi nelle case si studiava musica, canto e uno o più strumenti. Nelle abitazioni di ceto medio-basso era di solito la madre che insegnava ai figli, mentre nelle case nobili o benestanti si chiamava un maestro per insegnare la musica, suonare uno strumento e cantare. Anche Spontini insegnò musica e per esempio in Francia, grazie all'insegnamento, entrò nel celebre salotto culturale della contessa Remusat e fu lei che presentò il compositore marchigiano a Giuseppina Bonaparte, la quale determinò il successo di Spontini. Insegnare musica era anche una forma di sostentamento per un giovane compositore che ancora non si era affermato. Questi brani musicali erano generalmente facili perché non dovevano mettere in difficoltà l'esecutore che era un dilettante. Le composizioni vocali da camera di Spontini sono per una o due voci e pianoforte o arpa. Troviamo brani di diverso titolo e forma: romanze, barcarolle, stanze, elegie, chansonnette, strophe, lied, romanze, ariette, melodici accenti e notturni a due voci. Caratteristica principale dei brani è il loro carattere strofico con strutture molto semplici. Per esempio, una melodia si ripete ma cambia il testo, ovvero le strofe. Oppure troviamo, sempre nella musica, una prima parte, poi una seconda diversa, e poi viene ripresa la prima parte, che in alcuni casi può essere leggermente variata. Abbiamo attualmente, e dico attualmente perché la ricerca continua e spero di trovare altre composizioni da camera di Spontini. Quindi attualmente abbiamo un solo ciclo, cioè una sola raccolta. In questa raccolta viene narrata una storia, ovviamente d'amore, che si sviluppa in sei brani diversi, intitolata Sensation douce, mélancolique et douloureuse. Ma non entro nei particolari perché dedicherò un video a questo splendido ciclo. In questa produzione spontiniana possiamo trovare brani in lingua italiana, francese o tedesca. Per i testi italiani, Spontini predilige i versi di Metastasio. La produzione su testo tedesco è esigua, ma bisogna ricordare il brano intitolato Mignon's Lied, su testo di Goethe. Anche Spontini non rimase indifferente al magnifico testo cantato da Mignon, con incipit Kennst du das Land, che ispirò tanti celebri compositori, per esempio Schubert, Schumann,
Zelter, Beethoven e tantissimi altri. Spontini non amava la lingua tedesca e non la imparò mai, anche se visse a Berlino per molti anni. Ma anche lui creò su questo testo una interessante composizione che poi donò personalmente a Goethe. La produzione più ricca è su testo francese, scelta abbastanza scontata, visto che Spontini si trasferì in Francia e sposò Céleste Rare, nipote di Sébastien Rare, celebre costruttore di pianoforti e arpe. Gli argomenti di questi brani sono l'amore, preferibilmente quello che vive qualche difficoltà. Anche la malinconia, soprattutto legata alla lontananza dalla casa natale o dalla patria. Troviamo anche il canto di personaggi molto presenti nelle vocali da camera dell'epoca, come il trovatore o il gondoliere. Un altro aspetto molto interessante sono i dedicatari delle composizioni, che potevano essere degli amici, degli intellettuali, dei nobili che potevano agevolare la carriera del compositore o celebri cantanti. Per esempio, il brano di Goethe, precedentemente citato con testo tradotto in francese, fu dedicato alla celebre compositrice, cantante e pianista Pauline Garcia Viardot. Oppure l'aria intitolata Sappho fu dedicata al mezzo soprano Rosine Stolz. In questo repertorio è facile trovare brani con una versificazione di testi in varie lingue. Questo per dare la possibilità all'esecutore di cantare nella lingua più familiare o più amata. In alcuni casi, come Mignon's Lied di Spontini, il successo fu tale da creare una composizione uguale all'originale nella musica, ma inserendo un testo francese e modificando il titolo in Les Chants de Mignon. Alcune romanze possiamo definirle celebrative. Attraverso queste composizioni Spontini raccontava, o meglio cantava, il dolore del popolo francese dopo l'omicidio del duca di Berry. Tale avvenimento gettò il popolo nella precarietà. Una prassi consolidata di molti compositori era far dono di una piccola composizione autografa, che poteva essere una composizione inedita oppure la copia di un celebre brano. In alcuni casi, anche con piccole variazioni, come nel caso del breve brano che Spontini regalò alla giovane pianista Clara Wieck. Qui concludo questa brevissima carrellata sulla vocale da camera di Spontini. La finalità di questo video è quello di incuriosire, perché l'argomento è molto complesso. Ma se volete approfondire, vi lascio in descrizione i titoli di alcuni lavori. Ovviamente, per qualsiasi curiosità, potete scrivere nei commenti. Spero che questo argomento sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!